Cittadinanza intervenuta, buongiorno. Come assistiamo in maniera simpatica, c'è una parte, ma credo tutti, dell'opposizione che è arrivata a caso che oggi ad applaudire il Presidente del Consiglio, che è il Presidente di tutti, ma è un esponente della PDL. Le ragioni di questo applauso non certo perché noi abbiamo perso il lume politico, siamo pazzi, e perché da tempo noi stiamo denunciando in quest'Aula e nelle sedi competenti un problema. Chi insegna a tradire verrà tradito, e mi rivolgo al signor Suda. Parlando con i cittadini questi giorni mi è stato portato un esempio molto concreto. Se io ho fiducia in te e ti do 100 euro, valutiamoli tutti, e ti dico vai a comprare le scarpe in quel negozio di mia fiducia, tu devi andare a comprare in quel negozio. Se vai a comprare a testa tua le scarpe in un altro negozio, sei un traditore e verrai trattato. Questo è il tuo investimento. Hai consentito attraverso il tuo attaccamento alla cultura a che dei consiglieri comunali di centro-sinistra andassero a sedere nella cultura di centro-destra. Hai cercato di chiedere un sacrificio a chi i consiglieri ti hanno sostenuto in campagna elettorale. State buoni, vengono prima i traditori e poi venite voi. Poi alla fine, visto di costretto ad andare a casa perché non hai hai cominciato a dialogare con delle forze che non erano di centrodestra. Questo oggi ha una cosa ti ha portato, ed è gravissimo, diceva Loreano, mentre lo scorso bilancio di pensione è passato in mezz'ora, oggi passeranno almeno 30 giorni da quello di lì. Questo per il giornale che chiedo all'assessore Giudice. Sei pronto a dimetterti? Sei pronto a riconoscere che in 12 mesi non hai prodotto nulla? O sei solo pronto a venire in commissione Massimo Giudice e dire signori, a causa del CPR3, vedete, ho riproposto semplicemente il bilancio dell'anno scorso. Ma con chi l'hai riproposto? La politica si fa qui e non nelle stanze. La politica si fa attraverso i consiglieri comunali eletti e non tra me e sindaco. Noi non possiamo avere se stamattina tu rassegni le dimissioni, caro assessore Indice, potremmo essere pure disposti a parlare di questo bilancio, ma non lo conosciamo, ne parlo da solo. E nel verbale di commissione che ho agli atti, tu hai semplicemente dichiarato rispetto a delle nostre dimostranze, io vi voglio bene. Cioè l'assessore Massimo Giorgi ha dichiarato nel verbale della commissione rispetto al fatto che gli chiedevamo delle informazioni sul bilancio che non andare in giunta, ma sappiate che io mi voglio bene. Cioè, ci rendiamo conto a cosa siamo arrivati. Sindaco di Lenzo, allora oggi è ancora più scandaloso che si alza l'uomo di Lenzo, scandaliere, che dice appena 2 minuti fa abbiamo bocciato l'invio e lui si alza, no, facciamo l'invio. L'invio del Consiglio Comunale. Questo Consiglio Comunale ha ad oggetto il bilancio di previsione, che ha come presupposto una mancanza di maggioranza politica, quindi va bocciato politicamente, perché questa amministrazione non ha prodotto nulla per la città, non avete fatto niente e questo si riverbera nei fatti ultra spaccati della maggioranza. Queste sono tutte cose, cittadini, che dovete sapere, e grazie a quel signore Camuto, anzi, capelli bianchi, e salire a riprendere e porterà fuori queste cose, perché la città lo bisogna sindaco, ma tutte le varie vai a fare cosa, a mitigare quali feriti insanabili. Continua così, resterà scolpito nella storia che sei un fallito.